Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Vi voglio far vedere una cosa che è veramente molto strana. Allora, la frequenza delta. In questo grafico si vede la frequenza delta di color giallo. Guardate dove sta la frequenza delta. Guardate che cosa fa la frequenza delta, perché tanta gente, cioè quando io faccio le analisi ci prendono per pazzi, dicono ma che cosa stai facendo, a che cosa servono? Guardate, la frequenza delta che cosa fa? Sonno profondo. E com'è che io sto in stato di sonno profondo quando sto parlando con voi e sto facendo la diretta nel mio video che dimostra con l'elettroencefalografo determinate frequenze? Avete visto? Quando io ho detto la frequenza del sonno, la frequenza delta, alcuni parametri si sono modificati perché queste persone ci ascoltano attraverso i sistemi satellitari, attraverso i microfoni laser, attraverso le telecamere a scansione sintetica e modificano tutti quanti i parametri. Guardate, la frequenza delta è sempre bassa. Perché? Essendo che sono le 3 di notte e hanno effettuato il cambio del turno a luna, con la miscelazione del programma di controllo della mente a distanza, e è avvenuto un cambio totale delle frequenze cerebrali e fisiologiche per l'attestazione del collaudo dell'arma di energia diretta alle ore 2. Io sono le 3 e 17, non riesco a dormire e mi hanno creato una sorta di allucinazione visiva che viene immessa all'interno del cervello. Qui risulta, guardate, stato di relax. Vedi? Stato di relax, allerta, ma senza alcuna ansia. Ma come? Sto sotto attacchi. Guardate, sta scoppiando la frequenza grigia. Guardate. Perché stanno cercando di crearci una. Vedete, addirittura è sparita la frequenza. Perché ci stanno creando una sorta di narcolessia ipnotica e un camuffamento della frequenza d'attacco a manipolazione cerebrale. Cioè, io non è che faccio una sola analisi, ne avrò fatte 3, 400, 500 analisi e tutte le stesse identiche analisi fanno vedere le stesse identiche cose. Ma com'è possibile questa cosa? Vi faccio vedere per l'ennesima volta la frequenza della meditazione, la frequenza dell'attenzione. Guardate, io adesso leggo qualcosa, ma con la mente, non lo leggo ad alta voce. Guardate che cosa succede. Avete visto? Non succede nulla perché noi stiamo in una fase di dormiveglia. L'attenzione dovrebbe esplodere, cioè dovrebbe salire. Perché l'attenzione non sale? Allora lo facciamo con la frequenza della meditazione. E in realtà loro stanno utilizzando una frequenza clonata di parametri distorti del nostro cervello, creando uno stato di insonnia per poter poi creare domani mattina la narcolessia indotta. Adesso noi che cosa facciamo? Cercheremo di creare uno stato di meditazione per vedere che cosa succede ai parametri dell'elettroencefalografo. Entro nello stato di meditazione. Come vedete? Vedete? Non succede niente. L'unica cosa che è successa è che è scesa la frequenza delta del sonno profondo. Per quale motivo è scesa la frequenza delta del sonno profondo, secondo voi? Perché siamo in uno stato di dormiveglia e stiamo in uno stato di ipnosi e in uno stato di narcolessia. E le frequenze, vedete, dell'attenzione e le frequenze della le frequenze dell'attenzione, le frequenze della meditazione non si muovono.
perché vengono disturbate dall'attacco con l'arma di energia diretta della frequenza transcranica che viene sparata dal satellite e che ci crea una sorta di anestesia cerebrale. Infatti adesso se mi tiro i capelli io non sento niente. Guardate, mi sto tirando i capelli, non si sente niente. Ma perché questa cosa? Perché l'esperimento militare doveva modificare dei parametri miei cerebrali e far sì che entrassi in uno stato di desensibilizzazione o blocco delle frequenze primarie della sensibilità del cervello o delle frequenze fisiologiche sul corpo in attacco con arma di energia diretta. Infatti, se io avevo i parametri normali, ogni cosa che io facevo, poi vedete pure la frequenza dello stato. La frequenza grezza dell'elettroencefalografo è molto alterata, addirittura da determinati parametri risulta emozioni, sogni ad occhi aperti, utilizzo della memoria. Infatti, se vedete il parametro più idoneo, come voi vedete, guardate qual è. Allora non siamo stupidi che noi diciamo, ah, noi siamo stupidi a dire relax, ma senza alcuna ansia. Cioè, sono sotto attacco neurale con armi ad energie dirette, sono felice e contento. Grazie che mi torturate con queste tecnologie. Avete capito? Si chiama stato di narcolessia indotta attraverso allucinazioni audiovisive che fanno vedere e sentire all'interno del nostro cervello, all'interno dei nostri condotti uditivi, delle realtà distorte. Amici, se volete testimoniare sulla mia radio web, Emiliano Babilonia Spreaker, siete i benvenuti. Un saluto a tutti, amici. Speriamo che mi faranno addormentare perché dopo questi esperimenti militari che sono partiti da Luna hanno incominciato a creare delle frequenze del risveglio cerebrale, poi alle 2 di notte hanno creato l'attacco con l'arma di energia diretta per modificare alcuni parametri fisiologici e sono le 3:23, ho perso totalmente il sogno. E come potete vedere, che cosa sta succedendo? Guardate, ma non è che dico una stupidaggine, guardate, oh, guardate voi, non è che io dico, sai, mi sto inventando questa cosa, voglio mettere una cosa per un'altra e modificare determinati parametri. Vogliamo vedere se la tensione e la meditazione cambiano, ve lo faccio vedere. In stato di anestesia, determinate frequenze, o stato di ipnosi, o stato di blocco totale delle frequenze cerebrali, cioè utilizzando delle frequenze antidolorifiche, delle frequenze narcoletiche, delle frequenze ipnotiche, non si avrà la possibilità di gestire determinati parametri del cervello. Aspettate che chiudo perché stanno modificando alcuni parametri del caldo e del freddo in questo momento sul corpo. Riproviamo. L'attenzione, leggerò attraverso la mente quello che c'è scritto sul foglio. Che cosa avete visto? Che i parametri dell'attenzione non si sono alzati minimamente. Adesso lo facciamo con la meditazione. Cercherò di entrare in una sorta di stato meditativo e si dovrà alzare la frequenza, questa blu. Vedete questa blu? Questo parametro qui? Questo che sarebbe la meditazione. Vedete? Eccola qui la frequenza. Vediamo cosa succede. Che cosa sta succedendo? Vedete cosa sta succedendo? Che la meditazione non
si alza e si dovrebbe alzare, ma si stanno abbassando tutti gli stati della sonnolenza, cioè come se il mio cervello sta entrando in uno stato di dormiveglia apparente. Lì si chiama colpo di sonno neurale attraverso i parametri della manipolazione fisiologica dell'attacco ad arma di energia diretta che fa perdere il sonno per far sì che durante il giorno possiamo essere pilotati da zombie manciuriani e possiamo essere messi in narcolessia indotta con allucinazioni audio e allucinazioni visive. Un saluto a tutti, amici da Emiliano Babilonia. Vi voglio ricordare, contattatemi sulla mia email vittime del controllo neurale @gmail.com. Se volete fare delle testimonianze sulla mia radio web, seguitemi perché in questi giorni sono stato contattato da molte persone importanti e faremo delle interviste, faremo dei video, avremo delle grosse testimonianze sulla mia radio web e sui miei canali di YouTube, sui miei canali di Spreaker, sui miei blog e tanto altro che faranno capire a molte persone che noi non siamo pazzi, ma che siamo dei ricercatori o siamo delle cavie consapevoli che viviamo sottoposti a questi trattamenti disumani di sperimentazione e collaudo di armi ad energie dirette satellitari. Un saluto a tutti, amici da Milano Babilonia. Amici, guardate, è finito l'attacco con l'arma ad energia diretta. Guardate. Che cosa è successo? Tutte le frequenze cerebrali è come se io in questo momento sto dormendo. Guardate, come se il mio cervello non reagisce più. Guardate pure le altre frequenze, vedete? Scendono. Adesso proviamo a leggere. Che cosa è successo? All'attenzione, avete visto? Ta 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 ta, parte l'attenzione. Adesso facciamo la meditazione. Che cosa sta succedendo alla meditazione? Hai visto? Perché non sto più sotto attacco e rientrano le mie frequenze fisiologiche. Allora, quando io dicevo nel 2003 acquistiamo un elettroencefalografo perché questi ci attaccano attraverso delle frequenze ad onde convogliate elettromagnetiche che vengono sparate nei nostri centri nervosi, sia Sì. direttamente nel cervello che all'interno del midollo osseo della spina dorsale. E siccome il corpo umano è un'antenna che assorbe queste radiazioni durante l'attacco e l'onda convogliata permette di modificare determinati parametri di frequenza all'interno del cervello. Come potete vedere, guardate che cosa sta succedendo. E come dicevo io, l'attacco con l'arma di energia diretta cambia le frequenze fisiologiche, le frequenze cerebrali. Se noi non siamo sotto attacco, scendiamo in una sorta di narcolessia, ipnosi e dormiveglia. Sopra i parametri di manipolazione, di controllo, di attacco e di grave disturbo relativi a queste sperimentazioni di manipolazione di frequenze dirette sparate dall'arma di energia diretta satellitare, abbiamo tutte le frequenze totalmente distorte perché l'attacco non è un attacco con un'arma balistica che fa partire un'ogiva. L'attacco è con un'arma a frequenza che modifica, oscillando, vibrando, riamplificandosi ai parametri della corrente elettrica alternata dei 50 Hz, che creano una sorta di elettroshock attraverso il puntamento in elettroencefalografo transcranico elettromagnetico che sparato nel nostro cervello crea proprio questo tipo di sintomologia, questo tipo di patologia. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia.